Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6 in apertura alla campagna vaccinale nella nostra regione che oggi entra nella sua fase 2, così come annunciato dai vertici di Regione Abruzzo, Presidente Marsilio e Assessore alla Sanità Veri nel corso di una conferenza stampa, lo ricorderete lunedì. Nel frattempo, nella giornata di oggi, novità importanti per la Marsica, ad Avezzano ha aperto un nuovo centro vaccinale con 12 postazioni e all'ospedale della città marsicana è arrivato anche il Panther per analizzare molti più tamponi rispetto a quello che avviene adesso, avviene fino ad oggi. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. È iniziata oggi la campagna di vaccinazione delle persone fragili con disabilità e dei loro caregiver. Dopo gli ultraottantenni, la cui vaccinazione però non è stata ancora completata, soprattutto nella provincia di Chieti, che è in forte ritardo, quella delle persone ultrafragili è l'ultima categoria di priorità prevista nel piano nazionale di vaccinazioni anti-Covid. Al termine, dunque, si dovrà procedere alla vaccinazione di massa che nei programmi della Regione Abruzzo dovrebbe portare all'immunità di gregge per la fine dell'estate. Il tutto organizzazione e disponibilità delle dosi permettendo. Ma i programmi della Regione Abruzzo continuano a suscitare perplessità e polemiche da parte delle forze d'opposizione, con il capogruppo regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci che batte sui ritardi nelle somministrazioni. Sono 3 mesi che denunciamo, sin dal mese di dicembre, durante l'approvazione del bilancio, che era necessario avere un piano per la vaccinazione Covid. Siamo ultimi nel paese in rapporto ovviamente alla popolazione vaccinata, in particolar modo per le persone anziane e fragili siamo una percentuale irrisoria di appena il 14%. Nel frattempo, in mattinata ad Avezzano è stato inaugurato un nuovo centro vaccinale, 12 le postazioni allestite nella palestra Martiri di Nassiria della Scuola Vivenza di Don Luigi Sturzo, che consentiranno di accelerare la campagna nella Marsica, permettendo di immunizzare oltre 1.000 persone al giorno. Da un lato dobbiamo un po' recuperare quel breve stallo che c'è stato con tutto il discorso AstraZeneca, ma soprattutto anche in relazione alla nuova disponibilità molto più, diciamo, importante di vaccini da parte del governo. Nel frattempo oggi stesso c'è il Panther nella struttura dell'ospedale di Avezzano, quindi capace di processare 500 tamponi al giorno. È su questo che dobbiamo essere misurati, è su questo che i cittadini misureranno la qualità dell'offerta sanitaria. Sulla copertura vaccinale che dovrà portare a un'immunità, ce lo auguriamo, entro l'estate, il prima possibile. I biglietti aerei dei voli annullati erano stati convertiti in voucher, però sono trascorsi 12 mesi e è possibile farsi risarcire convertendo il voucher in denaro. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. La pandemia ha bloccato quasi tutti e nell'ultimo anno sono stati migliaia i voli rimasti a terra. I passeggeri che avevano acquistato il biglietto hanno ricevuto, come previsto nel Cura Italia, un voucher spendibile in 18 mesi. Passato però un anno dal volo annullato, è possibile riconvertire il voucher in denaro, venendo così risarciti dalle compagnie aeree. Ci sono state dozzine e anzi migliaia di voli cancellati a causa della pandemia. La pandemia dunque è ritenuta una circostanza eccezionale che però in base alla Carta dei diritti del passeggero in tempi normali darebbe la possibilità al passeggero appunto di ottenere il rimborso in denaro. Purtroppo con la legge con il Cura Italia l'allora Presidente Conte ha permesso alle compagnie aeree di fornire un voucher in luogo del rimborso in denaro. Tale voucher però ha una validità di 18 mesi. Decorsi 12 mesi dall'emissione del voucher, il passeggero potrà, su sua richiesta, richiedere la conversione del voucher in denaro. Dunque possiamo esortare tutti i passeggeri a farlo tramite i canali ufficiali della compagnia aerea o tramite il loro legale di fiducia. Più o meno una stima di quanti sono i voucher in sospeso? Dozzine di migliaia, solo il mio studio attualmente sta seguendo circa 200 pratiche.
La cronaca con la morte del ciclista 21enne che è rimasto ferito la mattina di venerdì scorso in un incidente in via San Luca, siamo a Bologna, nella strada che collega al colle dove si trova la Basilica. Il giovane Gianmarco Nigrisoli è deceduto ieri all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni. Era di origini pescaresi e studiava ingegneria all'Università di Bologna. Secondo quanto fa sapere l'ospedale, la famiglia ha autorizzato l'espianto per la donazione degli organi. Lo studente stava scendendo in sella la propria bici quando, all'altezza di una curva, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo, finendo contro il guardrail e poi volando sull'asfalto. Un amico che lo seguiva in sella alla propria bicicletta ha assistito all'incidente. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Nascono dagli esposti del Forum dell'Acqua Abruzzo e dal lavoro dei magistrati della Procura di Vasto i nuovi sequestri presso la Esplodenti Sabino di Casalbordino, dove a dicembre una esplosione è costata la vita a tre operai. I nuovi filoni di indagine riguardano reati ambientali. Rifiuti pericolosi e non stoccati senza protezioni per il terreno, mancato tracciamento dei rifiuti smaltiti, stoccaggio e raccolta illecita di ceneri pesanti dei forni, polveri sottili prodotte dai sistemi di abbattimento, bossolame bonificato, imballaggi contaminati e più in generale una scarsa attenzione alle norme in materia di tutela dell'ambiente. Sono queste alcune delle accuse alla base dei nuovi sequestri presso la Esplodenti Sabino per presunti reati ambientali. La Procura di Vasto li ha chiesti ed ottenuti al termine di nuovi filoni di indagine a seguito dell'incidente dello scorso dicembre in cui hanno perso la vita tre operai della ditta di smaltimento materiale esplosivo di Casalbordino. Per il Forum dell'Acqua Abruzzo, che ha presentato quattro esposti alla Procura estoniense, le indagini gettano ombre anche sull'operato di Comitato Via, CTR, Arta e Prefettura di Chieti. Possibile che nessuno si sia accorto di nulla quando a noi sono bastate poche ore di analisi delle foto aeree per scoprire questioni molto critiche a nostro avviso. Servono risposte e ovviamente chiediamo che il sito sia sottoposto a piano di caratterizzazione per escludere eventuali contaminazioni di suolo e acque. Poco più di una settimana fa i lavoratori della Esplodenti Sabino, oggi in cassa integrazione, avevano promosso un sit-in sia davanti ai cancelli della fabbrica che al Tribunale di Vasto, chiedendo il dissequestro di almeno una parte del sito produttivo per consentire il ritorno al lavoro. Il procuratore capo Giampiero Di Florio, nell'incontro con la rappresentanza sindacale, aveva però detto loro che il dissequestro sarebbe stato possibile solo in condizioni di sicurezza, che a questo punto non riguardano soltanto l'incolumità dei lavoratori, ma anche quella dell'ambiente. Andiamo avanti, ci spostiamo a Teramo, polemiche, reazioni e manifestazioni contro le maxi bollette della Ruzzoreti recapitate in questi giorni ai cittadini teramani. Le contestazioni riguardano somme ormai prescritte e la mancata lettura dei contatori. Sentiamo Tania Bonnici Castelli. Le maxi bollette della Ruzzoreti recapitate ai cittadini teramani in questi giorni hanno innescato reazioni e proteste pesantissime. Le somme che l'azienda acquedottistica richiede, cifre parecchio alte a causa della mancata lettura dei contatori, si riferiscono ad un conguaglio sui consumi a partire dal 2018. I comitati di quartiere, le associazioni a difesa dei consumatori, alcuni movimenti cittadini sono immediatamente intervenuti per ricordare alla Ruzzoreti che intanto è obbligata a leggere contatori ogni anno e che il 2018 è per legge prescritto. L'azienda replica che in effetti è vero che le somme riferite al 2018 non vanno pagate, ma è il cittadino che deve eccepire la prescrizione. Ma allora perché non spiegarlo nelle maxi bollette inviate? La Ruzzo notifica una prescrizione, cioè le somme del 2018 che sono prescritte. È stata giusta questa procedura? Innanzitutto doveva fatturare, perché se ha fatturato nel 2021, non ha fatturato nel 2018, è già fuori dal regolamento che prevede una fatturazione che ha una cadenza annuale, che può avere delle letture diciamo stimate, ma in qualsiasi caso la legge prevede che ci deve essere una fattura annuale con una lettura effettiva annuale. Quindi questo è il primo aspetto.
chiaramente da questo punto di vista diciamo l'Aruzzo doveva attenersi a quello che prevede la legge, quindi doveva fare letture e doveva fare fatture annuali. Perché tra l'altro il fatto che c'è la prescrizione, che diciamo c'è questa prescrizione porta un danno soprattutto a Ruzzo, perché queste somme non le incasserà. Se doveva mettere in fattura, siccome deve seguire questi cicli di fatturazione, avrebbe avuto un buco, quindi la fatturazione deve essere fatta. È giusto però, come diciamo, stavamo parlando prima, che magari all'interno della fattura veniva segnalato che era possibile fare ed eccepire la prescrizione. All'interno di questa fattura, sì, dove viene immessa la cifra del 2018, non viene segnalato però che il cittadino può chiedere la prescrizione. Sì. E perché hanno fatto questo? Per esempio, altre strutture del settore energetico hanno introdotto nelle proprie fatturazioni un modulo dove il cittadino poteva eccepire la prescrizione, quindi è una prassi, diciamo, per quanto riguarda il settore energetico, questa l'introduzione in questa lettera dove è possibile chiedere la prescrizione. Intanto è prevista in città una manifestazione in piazza Orsini per contestare la gestione dell'acqua in provincia di Teramo. L'iniziativa dal titolo "Siamo con l'acqua alla gola, blocchiamo le bollette pazze del Ruzzo" è stata organizzata dalla Casa del Popolo. Inoltre ieri, proprio davanti alla sede dell'azienda acquedottistica di Via Dati, è comparso uno striscione con su scritto "Sciacalli". I cittadini si sentono un po' imbrogliati però, eh? Beh, assolutamente sì, la sensazione chiaramente è questa, la sensazione diffusa è questa, ma non è questa sensazione non è di questo momento, ma viene da lontano, insomma. A Pescara proseguono i lavori di restauro del Teatro Michetti. Bisogna ancora attendere l'ultima parte di copertura finanziaria, ma l'assessore Mascia è fiducioso che il teatro riaprirà nel giro di un paio d'anni. Vediamo. È quasi fatta per il completamento del primo lotto di lavori per il restauro del Teatro Michetti di Pescara. Siamo all'80% dei lavori, abbiamo ricostruito completamente il tetto del Teatro Michetti e questo mi sembra un aspetto fondamentale, tra l'altro anche gradevolissimo dal punto di vista estetico, con travi a vista e materiale tra l'altro d'epoca. Abbiamo recuperato le tegole che erano più o meno coeve agli anni 20 quando fu pensato e poi realizzato il Teatro Michetti. Ma poi abbiamo realizzato degli interventi strutturali fondamentali, il cuore del Teatro Michetti all'interno, oggi anche attraverso le foto che abbiamo mostrato con cui documentiamo quei lavori è visibile già la galleria, la platea, si percepisce oggi e si capisce finalmente quello che sarà il futuro di quel teatro, che sarà l'unico teatro vero per vocazione, poi abbiamo delle bellissime sale anche in città, ma quello è il teatro vero, il teatro dei pescaresi. Per ultimare i lavori e riaprire il teatro al pubblico occorrerà attendere ulteriori fondi da Roma. L'assessore Mascia è fiducioso di poter riaprire le porte del Michetti entro fine 2022 o al limite all'inizio del 2023. Se lo Stato premierà la nostra iniziativa di proporre 1.800.000 euro per il completamento, cioè per creare tutti i macchinari di scena, per completare il palco, per le poltroncine sia della galleria, della platea, i tendaggi, tutto quello che insomma darà poi anche la connotazione colorata. I lavori sono stati rallentati negli anni scorsi da alcuni problemi con la prima impresa appaltatrice. Accade spesso infatti nei lavori pubblici che le ditte facciano offerte a ribasso e che poi gli adeguamenti al prezzo del lavoro facciano perdere all'amministrazione tempo e soldi. Questa è un'osservazione che vale non soltanto per questa opera, ma vale per tutte le opere. D'altra parte è la norma che prevede questo. Poi bisogna essere anche un pizzico fortunati sulla individuazione dell'impresa. Torniamo nella Marsica con una notizia di cronaca, perché è deceduta per le ferite riportate una donna che è stata investita in mattinata in località Brecciose nella frazione di Grancia del comune di Morino, donna che è stata investita, vi dicevo, da un camion del gas. L'autista non l'ha vista arrivare e l'ha travolta facendo manovra. Si tratta di una donna originaria della Campania che da anni viveva nella frazione di Morino e lascia tre figli
e se i nipoti immediati, i soccorsi che però non sono riusciti ad evitare il peggio per la donna che è stata trasportata all'Aquila a bordo dell'elicottero del 118 e poi spirata nell'ospedale San Salvatore. Andiamo avanti, restiamo a Pescara, dove questa mattina è stata presentata l'iniziativa del Comune che, avvalendosi di fondi ministeriali, va a sostegno di taxi e auto a noleggio con conducente. Vediamo di cosa si tratta. Si chiama Buono Viaggio l'iniziativa a sostegno di taxi e auto a noleggio con conducente. 200.000 euro elargiti dal Ministero che ora il Comune dovrà ridistribuire entro il 30 giugno. Disabili, anziani, personale sanitario, genitori single, donne in gravidanza, lavoratori notturni sono tutte categorie di persone che potranno richiedere il buono che coprirà la metà del costo del viaggio per un massimo di 20 euro. Sì, è un'iniziativa che dicevo ha una duplice valenza, una valenza sul sociale perché diamo un aiuto a questi, tutti questi cittadini, sono tanti. Ringrazio la vostra presenza perché divulghiamo questa iniziativa, perché sono tanti fondi. E poi sono contento perché noi daremo un aiuto anche agli operatori dei taxi. Ricordiamo che questa è un'iniziativa a favore di persone che utilizzano o i taxi o il noleggio con conducente. Sono 200.000 euro che per una categoria che ha sofferto in maniera elevata, in maniera tanto sofferto in questo periodo il lockdown, diciamo può essere un aiuto concreto che il Comune, sono fondi ministeriali che tramite il Comune noi diamo. Noi dobbiamo adesso correre con una adeguata campagna di comunicazione e cercare di coinvolgere tutti gli attori sul territorio. Quella dei tassisti e degli NCC è una delle tante categorie colpite dalla crisi economica da Covid. I conducenti, che già offrono il servizio di trasporto anziani ai punti di vaccinazione, hanno dovuto dimezzare i turni di lavoro. Noi abbiamo subito una perdita almeno dell'80%, attualmente abbiamo ridotto i turni sempre al 50% perché purtroppo fare la turnazione normale non ci fa riportare a casa nulla, nel senso che una giornata tipo è svolta al massimo da due corse giornaliere, quindi siamo stati costretti a ridurci la turnazione per poter riportare quantomeno un soldino per fare la spesa. La cosa che vogliamo far presente a tutta la cittadinanza è che abbiamo le macchine tutte in sicurezza, sono sanificate settimanalmente, il 90% delle auto hanno il separé, nessuno sale sopra le nostre auto senza la mascherina, sia da parte del conducente che ovviamente dal cliente, sono pulite ogni qualvolta che il cliente scende dalla macchina, noi sanifichiamo le maniglie, quindi per fare in modo che il cliente quando sale a bordo abbia la certezza che salga in un veicolo pulito e sanificato. È stata una scoperta casuale e per questo ancora più emozionante. In un vecchio deposito del comune di Teramo, infatti, sono stati rinvenuti reperti di età romana che si pensavano perduti. Un ritrovamento eccezionale dal punto di vista storico e culturale. Vediamo il servizio. Ci si emoziona sempre davanti al ritrovamento fortuito di opere d'arte, è quello che è successo a Teramo. Alcuni operai stavano ripulendo un vecchio deposito del comune in via Orto Agrario, quando tra detriti e foglie sono apparsi reperti archeologici di età romana. Tra questi addirittura una statua funeraria senza testa e a grandezza naturale appartenente a Sesto Estimelio. Il reperto importantissimo dal punto di vista storico fu rinvenuto durante alcuni scavi effettuati dalla sovrintendenza di Chieti negli anni 60 a Teramo. Da allora si erano perse le tracce della statua. Si pensò potesse essere stata rubata, era invece stata buttata via, forse per un errore. Si tratta di elementi architettonici, una statua funeraria e una stele, trovati negli anni 60, anni 70, e da allora completamente dimenticate, si pensava che fossero perduti o trafugati, quindi è stata una bella riscoperta, erano conservati nel deposito dell'amministrazione comunale. Si tratta di un togato di epoca repubblicana, prima epoca imperiale, funerario, di un certo Sesto Estimennio, della necropoli di Madonna della Cona, 2-3 chilometri dalla città, la stele di Sant'Omero è straordinaria perché
parliamo di una cultura, come dicevo, oscro-umbra, quindi parliamo delle prime scritture, la scrittura su di Picena, quindi di quel mondo che troveranno i romani quando arriveranno agli inizi del III secolo a.C. Sono pochissimi reperti esposti, ce ne sono alcuni esemplari provenienti da Montegiove, qui Penna Sant'Andrea, che sono esposti a Chieti, ce n'è uno di Bellante esposto a Napoli, adesso ce ne abbiamo uno esposto qui a Teramo. Poi abbiamo tre elementi architettonici, fregi dorici, ametope e triglifi con armi gladiatorie. Reperti lapidei di straordinaria importanza per la storia della città e del nostro territorio. Abbiamo rinvenuto, riportato alla luce, quindi riportato, ridonato alla collettività tre opere, una statua di età romana, epoca repubblicana, così come una stele, così come degli elementi architettonici. Purtroppo nel tempo erano stati abbandonati, lasciati alle intemperie, e purtroppo per molti anni si era temuto il peggio, che queste opere fossero state trasformate, fugate o peggio andate disperse, perdute. Oggi finalmente le riacquisiamo nel patrimonio del comune. Adesso passiamo allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, sosta di campionato per il campionato cadetto. Il Pescara tornerà in campo il 2 di aprile ospitando il Pisa, sono 6 i punti da recuperare dalla zona play-out, una impresa disperata visto il rendimento della squadra e se il nucleo storico non riesce a dare il contributo, forse per Grassadonia è giunto il momento di inserire qualche forza fresca. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Doveva essere la settimana che avrebbe rilanciato le speranze di salvezza del Pescara prima della sosta e invece è stata quella che le ha affossate, non ancora definitivamente, perché a quello dovrà pensare l'aritmetica. Ma le sconfitte con Ascoli e Vicenza sono state una mazzata, più la prima con il Picchio per l'importanza che rivestiva la partita e anche per le modalità. La seconda, quella del Menti, ne è stata la conseguenza, poiché la squadra, a dispetto dello striminzito 1-0 finale per il Vicenza, è apparsa svuotata, demotivata, rassegnata. È stata in campo con l'atteggiamento di chi non ci crede più, con le eccezioni di Gut e De Sena. L'uno, un giovane di proprietà dell'Atalanta, che continua a fornire prove di spessore a dispetto della sua inesperienza e al suo primo anno in un campionato pro e del contesto che lo circonda. L'altro è l'ultimo arrivato, ha firmato il 1 febbraio e nonostante una carriera di altissimo profilo con oltre 330 presenze in Serie A, ha l'atteggiamento di chi ci crede, non si arrende di fronte a determinate evidenze, lotta, si dimena, protesta e nelle ultime partite ha siglato la illusoria doppietta con l'Ascoli ed è stato l'unico giocatore che abbia minacciato la porta del Vicentino Grandi. E il nucleo dei senatori? Non pervenuto. Come mai? Grassadonia ha detto la sua dopo Vicenza. Soffrono troppo l'impatto emotivo e vi posso assicurare che durante gli allenamenti questi ragazzi lavorano, mi seguono e si applicano ed è sempre libero di mente. È un giocatore che, essendo libero di mente, ci crede più degli altri, ci mette assolutamente grande attenzione in quello che fa, gli altri fanno lo stesso ma forse subiscono da un punto di vista mentale la situazione. Si capisce come sia molto difficile uscire da questo guado quando proprio i giocatori che da più tempo giocano nel Pescara e vivono anche la città sono i primi impotenti, e allora forse sarebbe il caso, data tale emotività, di dare spazio ad altri che forse hanno la testa libera, come De Sena, magari tecnicamente inferiori ma in grado di portare nuova linfa, forze fresche cui, comunque vada, non si potranno imputare le responsabilità di una retrocessione. Il portiere Lastra è a Pescara da oltre un anno, ma ha giocato solo una partita di Coppa Italia, mai in campionato. Il centrocampista Basit, arrivato in prestito dal Benevento, non è stato mai utilizzato. Vokic dimostra di avere talento, ma dopo l'addio di Oddo è stato relegato a 5 presenze per un totale di 67 minuti. Nei 5 che ha giocato al Menti ha sfornato un assist per De Sena nel finale. Finché non ci sarà il verdetto sarà giusto provarci, poi andranno fatte valutazioni anche nella cabina di comando, ma dopo l'ultimo biennio è difficile pensare di ripartire con l'attuale direzione sportiva targata Bocchetti Repetto. E il presidente Sebastiani dovrà interrogarsi su cosa non è andato. In molti pongono l'attenzione sui cosiddetti prestiti e plusvalenze, ma negli ultimi 2 anni tanto ha fatto anche la gestione del gruppo squadra. Averlo tutelato troppo a discapito della forza e della credibilità degli allenatori, che si sono alternati, ben 6, è stato forse l'errore più grande.
Adesso la Serie C, dopo la giornata di riposo di ieri, il Teramo ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta in vista del match di domenica alle ore 12.30 al Razza di Vibo Valentia contro la Vibonese. Arbitro dell'incontro sarà Michele Giordano di Novara, che ha già diretto quest'anno il Teramo nel pareggio interno 1-1 contro la Cavese. Tra i calabresi mancherà lo squalificato Ciotti. In casa Teramo resta l'amaro in bocca per la sconfitta contro la Virtus Francavilla, che ha evidenziato ancora i problemi del diavolo contro le cosiddette piccole. Ne ha parlato Francesco Bombaggi, che andiamo ad ascoltare. Sulle squadre piccole abbiamo fatto fatica, quasi sempre fatto fatica, perché non ti so spiegare bene perché, però diciamo che per una squadra che prova a giocare tendono a concedere sempre di meno, a chiudere qualsiasi spazio, diventa una partita sempre sporca. Forse non siamo una squadra che riesce nelle partite sporche a esprimere il massimo potenziale, a creare anche quelle azioni brutte, sporche di seconde palle che magari ti consentono di arrivare a creare occasioni da gol. Al di là del gol, credo che a parte l'occasione di Mimmo al primo tempo, pulita, abbiamo creato poco. Questo lo posso inficiare magari a non tantissima brillantezza per le tre partite in una settimana. Il fatto che non facciamo gol, che magari non siamo una squadra che segna poco da tutto l'anno, non so dirti realmente quale sia il motivo. Non siamo neanche una squadra che crea 10-15 palle gol, fondamentalmente c'è una squadra che gioca più sulla compattezza, più sull'essere squadra, che sul produrre grandi azioni, belle azioni. Questo siamo sempre stati dall'inizio dell'anno, credo dall'inizio, anche quando si vinceva tutte quelle, abbiamo fatto quel filotto, c'erano sempre 2-3 occasioni a partita, magari riuscivamo a sfruttarle. Non siamo mai una squadra che ha creato 15 palle gol nitide, 10 palle gol nitide in una partita, non è mai successo, quindi non mi preoccupa quel discorso là. Dispiace, perché se oggi magari la sbloccavamo noi, queste partite, come ben saprai, trovi il vantaggio, diventano partite diverse, perché loro i punti li servono tantissimo in questo momento, e quindi devi aprire uno spiraglio. È facile giocare tutti dietro, quando vai in vantaggio, se andiamo in vantaggio primo tempo, magari diventa la nostra partita. Cerchiamo di lavorare, di capire che dobbiamo magari aggredire le partite in maniera differente, soprattutto in questo momento, perché è dura contro tutti, cioè veramente dura contro tutti, perché i punti pesano tantissimo. Per quello si dice sempre che il girone di ritorno è differente dal girone d'andata. Dobbiamo fare qualcosa in più, noi stiamo mettendo il massimo, speriamo che la prossima volta giri dalla parte nostra. Faremo di tutto per farlo girare dalla parte nostra. Scendiamo di categoria, si complica la gestione dei recuperi nel girone F di Serie D. Sono già 3 le partite rinviate per il turno di domenica prossima. Sempre più pressante si fa la necessità di una sosta del campionato per smaltirne una parte. Sembra poi senza precedenti la situazione del Pineto. Se non ci saranno novità, infatti, dovrà disputare ben 20 partite in 71 giorni. Vediamo. Si sarebbe dovuto recuperare questo pomeriggio il match del Civitella di Agnone tra Olimpia e Pineto, partita valida per l'11ª giornata, ma è saltato per il maltempo. Così si fa sempre più complessa la situazione recuperi nel girone F. Il Pineto è tornato in campo dopo quasi 50 giorni a Recanati domenica scorsa in una gara di campionato da calendario, ma restano ben 8 le partite da recuperare, tenendo presente che la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanale pasquale di giovedì 1 aprile e che un altro turno di metà settimana sarà quello di mercoledì 14 aprile. Ecco che gli spazi disponibili per giocare quelle 8 gare saranno questi mercoledì 7, 21 e 28 aprile, 5, 12, 19 e 26 maggio e 2 giugno, con la chiusura della stagione regolare fissata da calendario per il 6 giugno, data dell'ultima giornata. Quindi subito 2 considerazioni. Il Pineto sarà costretto a un tour de force forse mai visto a questi livelli. 20 partite in 71 giorni, con notevole logoramento di energie alla lunga. 2. Se per qualsiasi motivo dovesse saltare qualche altra partita per la squadra di Pomante, maltempo, focolaio Covid nella compagine avversaria, non ci sarebbero più finestre disponibili prima della fine del torneo.
Questi sono dati di fatto che dovrebbero imporre una riflessione circa la necessità di programmare una sosta più o meno ampia del campionato, all'interno della quale smaltire dei recuperi, tenendo presente che i focolai non ancora si arrestano del tutto e altre partite sono destinate a saltare. Dopo il recupero di questo pomeriggio tra Recanatese e Tolentino, saranno 17 le gare ancora da giocare, 8 delle quali appunto con il Pineto coinvolto, ma già per domenica prossima sono certi i rinvii di Giulianova Porto Sant'Elpidio, Agnonese Vastese e Fiuggi Vasto Girardi, in bilico la disputa di Aprilia Notaresco, anche se ieri la rosa a disposizione di Massimo Epifani ha ripreso gli allenamenti collettivi e conta di poter scendere in campo in terra pontina. Insomma, domenica sera il numero dei recuperi salirà almeno a 20. La Vastese, colpita da una seconda forte ondata nel gruppo squadra, sarà ferma anche il 1° aprile e tornerà in campo dopo Pasqua. Incognite circa gli impegni successivi di Porto Sant'Elpidio e Fiuggi. E dunque la chiusura del campionato il 6 giugno allo stato sembra improbabile. Salgono le chance di uno slittamento, così come anche un posticipo delle date di playoff e playout. Probabile che il comitato interregionale voglia attendere ancora un po' per capire gli sviluppi della situazione epidemiologica del paese, ma prima o poi una decisione in tal senso andrà presa. L'edizione delle 14 del TG6 termina qui, il prossimo appuntamento come sempre è alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.